e siamo insieme a Lionel Spinola, uno degli attaccanti che si è più messo in mostra in queste prime 6 giornate targate bianco-verde. Lionel, partiamo subito dalle tue condizioni fisiche. Purtroppo sei reduce da uno stop per un problema fisico, però questo stop non ti ha impedito comunque di scendere in campo questa domenica contro il Penne e mettere a segno il secondo gol, che poi è stato il gol vittoria. Quindi come stai? Guarda, sto meglio. Pensare che una settimana fa ero in ospedale, purtroppo oggi mi trovo non nella condizione fisica al massimo, è giusto, però piano piano guadagnando un po' di condizione fisica. Ricordiamo, cioè lo diciamo a tutti, in ospedale purtroppo per un problema allo stomaco, non ha niente a che vedere con il virus purtroppo con cui ci troviamo a combattere giorno dopo giorno. Lio, che partita è stata quella contro il Penne, dato anche un campo molto molto complicato? Sì, come tu dici, una partita molto molto difficile per noi, già lo sappiamo che andrebbe a essere così. Ci aspettiamo una squadra che ci stava aspettando a noi, e per fortuna abbiamo fatto lo che siamo andati a guadagnare, che sono i 3 punti, come sera. Cioè, 3 punti fondamentali, penso anche al livello proprio psicologico della squadra. Tu poi sei uno dei più grandi, no? Quindi come vedi in questo momento lo spogliatoio? Sì, 3 punti che penso che abbiamo meritato, non si poteva giocare, era un campo molto difficile, loro hanno fatto il suo bene pure, quindi ci ha messo pure in difficoltà su questo fatto qua, però come ti ho detto abbiamo guadagnato questi 3 punti che erano importanti per noi, per tutti, perché lavoriamo veramente al massimo e penso che era meritato questo 3 punti. Sicuramente meritato, ma ricordiamolo, siete andati a Penne, una squadra che comunque aveva appena cambiato mister, ci sono stati dei nuovi innesti, quindi era normale che di fronte a voi avreste trovato una squadra così agguerrita. Ma parliamo della gara di domani contro il Cupello qui al De Marzi, gara casalinga. Diciamo che dalle varie statistiche, dai vari dati, l'Avezzano riesce a portare 3 punti a casa più facilmente in trasferta. Qual è il problema del De Marzi secondo te? No, penso che non abbia nessun problema, noi siamo consapevoli che qua in casa adesso ci manca un pochettino di fortuna forse per portare questi 3 punti, però penso che lavorando come stiamo lavorando, pronto, speriamo che sia già dal mercoledì a portare questi 3 punti qua in casa. Lio, ti faccio l'ultima domanda, sicuramente già si è visto un reparto offensivo diverso anche grazie al rientro di Blanco nella squadra, come l'hai vista? Guarda, sempre è importante avere tutti in rossa a disposizione per il mister, penso che logicamente ad essere, parlando in questo caso di Bianco, bueno, sia il caso di Masi adesso che è arrivato da poco, sempre importante per il mister avere diverse scelte, i ragazzi che hanno fatto prima comunque hanno fatto benissimo, hanno dato il suo contributo, quindi penso che è un problema per il mister, però è un problema positivo. È un problema positivo perché ha tanta scelta. Esatto, quindi in quel caso è importante avere tutte a disposizione. Va bene Lio, ti ringrazio tanto, hai parlato benissimo, quindi non ti preoccupare e in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo.